c'è una musica in quel treno che si muove ma lontano, musica di terza classe in partenza per Milano. C'è una musica che batte come batte forte il cuore di chi parte contadino ed arriverà a Terrone. C'è una musica in quel sole. Come mai Ryanair ha deciso di affiancare questa manifestazione? Che noi siamo la compagnia ecologica in Europa, abbiamo il minor tasso di emissioni di CO2 che i nostri aerei producono, abbiamo 305 aerei, attualmente abbiamo ordinati altri 70 e sono i più ecologici che abbiamo in Europa, più delle altre compagnie. Noi siamo solo Boeing 737-800. Quindi credo che lo scopo con la bicicletta, che è il simbolo dell'ecologia, che non ti porta a guidare, a usare motorini, noi ci sentiamo molto vicini a questa decisione, a questa manifestazione, perché noi ci teniamo, essendo la prima compagnia ecologica. Che ancora brucia nell'orgoglio dei braccianti, figli della Magna Grecia, in quel sogno di emigranti grande come... Tra le ultime novità avremo Malaga da ottobre da Ciampino, ricordiamo abbiamo 54 rotte da Malaga e tantissime novità che non posso svelare, anche qui vicino forse. In tutto voliamo su 26 aeroporti italiani e trasportiamo 25 milioni di italiani l'anno. Abbiamo inoltre in Europa 82 milioni di passeggeri annuali. Quindi siamo molto orgogliosi e fieri, anche perché abbiamo i biglietti più economici in assoluto. Il mare che si porta i bastimenti per le Americhe lontane. E chi parte oggi per tornare crai, e chi è partito ieri vuol non tornare mai. E chi parte oggi per tornare crai, e chi è partito ieri vuol non tornare mai. Grande Sud. Per l'ultima biciclettata del 2013 la Ryanair ha deciso di mettere a disposizione 10 biglietti per tutti i partecipanti. Le estrazioni sono state fatte, ci sono i 10 vincitori che partiranno, ma anche in sicurezza. Abbiamo un record di 29 anni, non ha mai successo incidenti, non è mai morto nessuno con Ryanair e questa è una cosa che altre compagnie non possono vantarsi. Non voglio menzionare i nostri competitori, ma il Ryanair sono 29 anni e abbiamo il record europeo come compagnia aerea più sicura e come standard di safety e sicurezza. Sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore. Grande Sud, che sarà quella musica del ghetto di chi va per il mondo e si porta il suo talento. È stata come al solito una cosa fantastica anche questa volta. Si inizia sempre con queste farfalle nello stomaco, poi quando arrivi qua in villa questo colpo d'occhio fantastico. E questa volta uno sponsor d'eccezione come la Ryanair con il direttore marketing Biagio Della Corte. E la città è votata proprio per le biciclette, quindi credo che anche chi ci amministra dovrebbe prendere in considerazione questa cosa e cercare di migliorarci la vivibilità sulla bici. Ringrazio sinceramente il sindaco e tutti gli amministratori che hanno comunque ci hanno aiutati, invogliati di volta in volta a fare questa manifestazione. Ringrazio veramente tutti quanti i partecipanti, ci hanno consentito di diventare qualcosa di grande e di metterci all'attenzione di questi sponsor a livelli europei, quindi grazie veramente a tutti quanti. Santa Maria ha risposto alla grandissima a queste manifestazioni, dimostrazione del fatto che c'è tanta voglia di pedalare, c'è tanta voglia di avviarsi verso una cicloviabilità in alternativa appunto all'utilizzo dell'auto. Tra le tante cose, Santa Maria è anche una città pianeggiante che permette, facilita l'utilizzo della bicicletta. Cosa si potrebbe fare per migliorare questa situazione? Io credo che innanzitutto ci vuole la cultura della bicicletta, come già è insita in molti sammaritani ed è cresciuta in questi anni. Si dovrebbe migliorare senz'altro quella che è la viabilità della bicicletta, perché purtroppo viviamo in una situazione quasi disastrosa. Bisognerebbe che ci si mette un po' di impegno in più, anche senza avere le piste ciclabili, ma cercare di renderle quantomeno praticabili, almeno questo. E un altro consiglio che voglio dare, le rastrelliere, ne abbiamo veramente poche, abbiamo poche rastrelliere anche alle scuole, i ragazzi non vanno a scuola con le bici proprio per questo motivo. Invogliamo la città ad usare la bici, è una cosa buona per tutti quanti.
oltre ai successi ottenuti, che cosa vi ha spinto a continuare a crederci fino in fondo per arrivare a quello che siete arrivati? Tre amici, io, Ferdinando e Francesco, abbiamo deciso così di metterci in bici e di farci una passeggiata, e in questa passeggiata di volta in volta ci seguivano molte persone. Abbiamo deciso di non mollare perché questa città ha bisogno di queste iniziative, e io invito tutti quanti quelli che hanno qualcosa da proporre a mettersi in campo, a mettersi in gioco e cercare di portare qualcosa di nuovo a questa città per farla respirare un po'. Gli eventi e qualsiasi cosa, anche semplice come una passeggiata in bici, può diventare qualcosa di grandissimo, perché noi in questa città siamo proprio fatti per essere grandi, siamo grandi da 3.000 anni e lo continueremo ad essere. C'è una musica nei sogni di chi dorme alle stazioni, degli antichi sentimenti delle nuove emigrazioni. Quanto riguarda la cicloviabilità di Santa Maria Capua Vetere, si sta facendo qualcosa per migliorare i servizi da offrire al pubblico? Devo dire che a seguito delle varie biciclettate che si sono avute in città, ho avuto modo di notare che è aumentata l'affluenza di bici nel centro storico, c'è stata una maggiore attenzione anche da parte dei commercianti, quindi ciò deve spingere l'amministrazione a puntare molto sulle piste ciclabili. Prima di passare a progetti futuri bisogna riequilibrare quello che è l'attuale stato delle cose a Santa Maria Capua Vetere. E mi riferisco a quelle che sono state le piste ciclabili poco fruibili fino ad oggi. Credo che la grande occasione che abbiamo sia nel momento in cui per affrontare la questione PUC c'è bisogno del piano viabilità. In quell'occasione avremo modo di pianificare quello che sarà lo sviluppo futuro anche delle piste ciclabili a Santa Maria Capua Vetere. C'è una musica nel viaggio dalla terra di nessuno, di chi porta nel futuro i tamburi del villaggio. Grande Sud che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore.